Mister, una grande partita, fino alla fine si attendevano solamente i rigori, la differenza l'hanno fatta i tiri liberi, si può dire? Sì, a questo punto sì. Poi vabbè, io penso che poi nell'arco della partita abbiamo avuto parecchie occasioni e purtroppo non l'abbiamo buttata dentro. Poi veramente io pensavo sulle libere, noi abbiamo due grandi tiratori, lì ho pensato veramente di aver vinto la Coppa, invece purtroppo non è andata così. Pazienza. È finita la stagione, qual è il bilancio al di là di questa sfida? Vabbè, il bilancio è positivo perché noi abbiamo detto che l'obiettivo nostro era il campionato, questa era la ciliegina sulla torta. Non è arrivata, però sull'arco delle tre partite a giugno la squadra mia è stata sempre propositiva, ha sempre giocato, ha cercato sempre comunque da fare la partita e arrivati a giugno comunque con la squadra che ancora gioca sono veramente contento. Poi comunque si sono incontrate due squadre, hanno vinto il campionato, credo che siano le due squadre più buone che ci stanno qua nella provincia di Latina, quindi soddisfattissimo. Mister, grande successo, alla fine grande gioia, è stata dura però. È stata durissima, anche perché eravamo proprio contatissimi, quindi avevamo tre infortunati e quindi è stata molto molto dura, anche perché poi l'altra squadra è una buonissima squadra e quindi ci ha messo sempre in difficoltà in tutte e tre le partite. Però noi, diciamo, con il nostro orgoglio, la nostra voglia di soffrire, siamo riusciti a portarci questa Coppa a casa molto meritata. Alla fine decisivi i tiri liberi, no? Sì, alla fine decisivi i tiri liberi. Loro ne hanno sbagliati due e noi ne abbiamo sbagliati uno e uno l'abbiamo realizzato e quindi decisivi sono stati sì, i tiri liberi, anche se la partita è stata una partita molto equilibrata da tutte e due le parti. Siamo molto 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 contenti. Al di là del successo di oggi, qual è la cosa più importante che ha visto della sua squadra durante tutto l'anno? Ma sicuramente il gruppo e la grande voglia di mettersi a disposizione completa dell'allenatore e quindi tutto l'anno siamo stati sempre a allenarci con grande voglia e grande determinazione, questa è la cosa più importante. Capitano, grande partita, durissima contro un avversario difficile, alla fine i tiri liberi hanno fatto la differenza. Sì, hanno fatto la differenza anche se sono state tre gare intense, con tre pareggi quindi equilibratissime. Loro sul possesso di palla sono molto bravi, sul piano agonistico individuale, sugli uno contro uno. Noi rispetto al campionato abbiamo fatto un gioco diverso, nel senso che abbiamo aspettati per contenerli un po'. E diciamo tra virgolette ci abbiamo messo anima e cuore, ma merito anche a loro. Cosa ha avuto di più il Terracina rispetto al Pomezia nell'arco delle tre partite? Penso, guarda, per la rosa completa che hanno avuto, per la rosa che hanno loro e per la rosa nostra che siamo venuti a giocare in 6-7, solo cuore e anima in più a loro, è un pizzico di fortuna in più. Lasciamo la festa.